Dai che l'avevo detto, ve l'avevo detto, forse due o tre video fa, che avrei fatto una recensione. E io amo David Gilmour. Per me è, forse volevo dirlo nel video precedente, ma è uno degli artisti più, come la di un buggy, più la di un buggy rossa, capotina gialla o inverso, non mi ricordo, no? La vorrei un po' più, ecco, più è David Gilmour. Insomma, David Gilmour è per me is over the top, sopra il massimo come artista. Poi, allora, spenderò due parole, visto che ci sono un sacco di espertoni che parlano, fanno le recensioni. Allora vi dico due cose. Ho sentito il pezzo, sicuramente comprerò l'album che uscirà settimana, sicuro. Davidino, c'ho 80 anni, eh? C'ho 80 anni, eh? Insomma, quasi, no? Siamo lì. Quindi, insomma, uno di quelli che ha fatto la storia del rock nel Novecento. Insomma, mica pizza e fichi, no? Come dice qualcuno dei miei figli, no? The Piper's Call. Allora, ho fatto un post dove ho postato, non è il video originale, è un video che qualcuno ha montato con altre immagini, perché ci sono i copyright, no? Vabbè, ci sono i copyright. Con una traduzione, qualcuno gli ha detto è opinabile, e vabbè, falla tu, no? Scemo di merda, falla tu la traduzione. Non è male come traduzione, poi insomma, quando si traduce è sempre impreciso, no? Per carità di Dio. Allora, vi faccio la recensione. Allora, io amo Pink Floyd, amo David Gilmour, le sue opere, perché io sono eterosessuale, quindi lo amo in quel senso. Allora, la musica non è originalissima, nel senso che sì, sono accordi, non è che stravolge il mondo della musica con questo pezzo, però la chitarra è fantastica, ecco, la chitarra di Gilmour, la riconosci subito. C'è un pezzo di che ho sentito, che sento, ce l'ho da un po' di tempo, Return to Tunguska, che è una roba ambient di Alan Parsons, no? Infatti ho detto, ma questa chitarra qua mi suona familiare. Gilmour, era lui. Ritorno a Tunguska. E poi anche qua si potrebbe aprire un capitolo di cosa è stato a Tunguska, di cosa è successo a Tunguska. Io non lo so sinceramente, però è una cosa molto strana. Se guardate Tunguska in Russia, in Siberia, è successo qualcosa di strano, molto molto strano, del 1908, quindi più di 100 anni fa. Molto strano, molto strano. Poi lo spiegano con delle cose, però non si sa. Torniamo a Davidino e The Piper's Call, la chiamata del pifferaio. Allora, musicalmente niente di originalissimo,
Nel senso che sì, sono degli accordi, poi la chitarra è la sua, fa la differenza. Arrangiato da Dio, da dei, perché insomma, se hai ai massimi livelli è arrangiato da Dio. Il testo però è fantastico, ragazzi. Il testo è fantastico. Vi invito ad andare a guardarlo. L'originale, chi non mastica tanto l'inglese, guardate pure la traduzione che ho messo nel mio post. Ho fatto un post sul mio canale. Qualcuno ha detto: si poteva fare meglio. E vabbè, falla te, scemo di merda. Falla te, no? Secondo me non è male la traduzione. Non è male. Non è tanto aderisce. Davidino, mi mancherai quando mancherai. Chi lo sa, magari fa qualcos'altro. Magari fa qualcos'altro. Questa è arte, ragazzi. Questa è arte. E che cazzo? E che cazzo? È arte. E chi non l'apprezza, sono fatti suoi, a me non importa. È l'ultimo che vi faccio. Buone cose, amici miei.